Allora, buongiorno, buongiorno. Oggi è domenica ed è Pasqua. Quindi Faccio innanzitutto tantissimi auguri di una buona Pasqua, anche se quando vedrete il vlog è già trascorsa Pasqua, però comunque oggi per noi è Pasqua. Allora, oggi un menù, diciamo, semplice, nel senso che farò un semplice ragù con carne macinata, tipo alla bolognese. E poi per secondo, come tradizione vuole, almeno qua al sud, si cucina l'agnello, quindi si fa l'agnello al forno con le patate novelle, che è un pranzo che io faccio comunque sempre. E niente, poi vi faccio vedere l'agnello che andrò a cucinare, però dobbiamo prima marinarlo, quindi adesso metto a fare questa marinatura e vi faccio vedere come la faccio. L'agnello, scusate, sono con la luce di sotto la cappa della cucina per stare un po' più soffusa. Questo è l'agnello che andrò a marinare. Mattina presto io non accendo la luce qui in cucina perché per non creare comunque fastidio con le luci. E quindi mi accendo la luce, questa sotto la cucina che mi dà quella luce soffusa e allo stesso tempo vedo quello che devo fare. Allora, adesso facciamo la marinatura all'agnello. Allora, ho messo l'agnello nella mia insalatiera come al solito e ora vi faccio vedere gli ingredienti che ci vogliono per marinare l'agnello. Per preparare la marinatura ci vuole aglio, alloro, io tengo queste foglie essiccate. Poi ci vuole vino bianco, ragazzi, però io purtroppo non ho il vino bianco e metto il vino rosso. Poi il limone e la salvia. E ora procediamo. Allora, mettiamo l'aglio intero, aglio, poi mettere il vino rosso. Metto il limone. Mio padre già mi sta chiamando. E poi ci vado a mettere la sape. Si è asciutato papà, mi ha picciato pure la luce. Abbiamo acceso. Ecco qua. Ed ora vado a mescolare il tutto. E deve stare minimo almeno un paio d'orette in questa marinatura. Allora, trascorse più di 2 ore a me. Però il minimo è 2 ore. Trascorse le 2 ore, vado a dopo la marinatura dell'agnello ci vado ad aggiungere il sale. Andiamo ad aggiungere il sale. E poi ci aggiungiamo un po' di olio, giusto un filo d'olio. Perché comunque l'agnello già tiene il suo grasso, quindi dopo diventa troppo grassoso, però un filo d'olio ci vuole. E vado a mescolare. Ecchi me. Ragazzi, io vado a mescolare l'agnello. Ecco qua. A chi piace l'agnello, da pure a chi non piace, ragazze, però noi diciamo che durante l'anno non è che lo facciamo sempre, capitano queste cose, questi giorni di festa, di Pasqua, è capitato a Natale, diciamo, no? Che lo prepariamo. Ecco qua. Adesso vado a togliere l'aglio, eccolo qua. Vado a togliere l'aglio. Lo cerco. Ed ora nella teglia vado a trasferire l'agnello. Oh, vieni qua, vieni a dare gli auguri di Pasqua. Dici auguri. L'acqua benedetta. Ah, l'acqua benedetta ci hanno dato in chiesa. Dici tanti auguri. L'acqua santa l'hanno vista. Già, dici tanti auguri a tutte. Acqua Già, dici tanti auguri. santa. Tanti auguri. Mamma sta facendo l'agnello, a te piace l'agnello? No. Come la carne di agnello ti piace a te? E mo perché lo. Mi piace solo il ragù. Solo il ragù.
Ed ora vado a versare le latte, gli piace l'agnello, perché non lo mangia da molto tempo, perciò non sa che cos'è, cioè non si ricorda. Allora, adesso andiamo a stendere sulla teglia l'agnello. E poi, a parte, farò i patanielli, non li metto dentro la carne. C'è la notteria di Pasqua. In chiesa? Ah, hai fatto una bella beneficenza, Frangeli, per l'Azione Cattolica e l'ACR, eh? Che fa? Non ha pigliato i numeri. Ce l'ha sulle soldi. Questo marito mio, non meriterò, non meriterò. Domani è anche il suo compleanno. Senti, quanti anni fai? 46? 50 anni. Ma pure si fece per 50 anni, amore, mi si sembra giovane per me. Si sembra voglio un giro che gioca nessuno. Ma non è, ma è ancora giovane. Allora, ho detto sempre il ragazzino che ho conosciuto, per chi non capisce il napoletano. Allora, ecco qua, abbiamo trasferito l'agnello qua, l'abbiamo steso bene bene per la cottura, ecco qua. E adesso lo vado ad infornare a 180 gradi per una quarantina di minuti più o meno. Poi vediamo, cioè io vado pure un po' ad occhio, vedo nel momento in cui la carne, diciamo, diventa rosolata, un po' rosolata, non troppo cotta, sennò tende a seccarsi. Spegniamo il forno. Poi mio marito, il mio amore, tu già hai aperto l'ovetta, eh? Non ci fa mancare il dolce pasquale, stati fermi, che è preso sempre dallo champagnone, che è la nostra pasticceria preferita di Angri. E adesso vi faccio vedere la torta e il dolce che ha comprato per questa Pasqua. Eccolo qua, è il tronchetto. Vedete, stai prendendo tutti i cioccolatini HD. È il tronchetto di Pasqua con le uova. Belle, eh? Bello. Grazie. Sarà anche. Mamma mia, sto ancora tutta sciarmata. Dopo devo andarmi a fare uno shampoo e una doccia urgente. Ci sta pure un macarons. I macarons. Allora, dolce. Adesso ho messo già la pentola per buttare la pasta. E ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua, buon pomeriggio. Allora, io sono venuta a prendere Mary alla cantina, che è un'osteria che abbiamo ad Angri. E niente, sto aspettando lei che esca. Hola, Mary P. Uscita dal lavoro. Eccola qua. Allora, Mary, oggi è il compleanno di papà. Facciamoci tanti auguri, dai, a papà. Auguri, papà. Che cosa gli vuoi dire a papà, eh? Che gli devo dire? Papà, ti ho fatto un regalo. Oh, che cosa gli hai regalato a papà? È un regalo. È un regalo, è una sorpresa per te. Va bene, eh? Andiamo a casa così gli facciamo gli auguri. Così mi preparo. Oggi mi sono fatto una pasquetta oggi. Al lavoro. Vabbè, un po' di pazienza. Però almeno posso scendere stasera. Va bene. Auguri! Ho preso lo stipendio. Ma è mio il regalo, che cosa, come ti permetti? Ma dammi! Non è, devi dare anche da te. Che cosa c'è? Ecco. Sei contento? Di questo sciopero? È contento. Tu gli hai dato gli auguri a papà? Papà, sì. Guarda che io non me ne faccio niente. Dato tanto tempo fa. Auguri, amore. Quanti anni fai, Francesca? 20. Fai 20 anni. 20 a voto. Fa 126 anni. Ha detto che fa 20 anni, Mary. 20 anni, mamma, a voto. Mio marito vuole sempre scherzare. Io no. Ma non dai. Scherzare così tanto. Si è tolto 26. Vabbè, anni. Però... Vuole dire forse che sembra che abbia. No, si è tolto 100 anni. Ha fatto 50 anni! Che stai mangiando? Gli occhiali. Lo spiedino.
Che vuoi? Metti un editing. Hai tolto la salsiccia perché? È perché non mi piace questa. E che ti piace? Solo la carne quella là? Affanin. Mangiamo con la luce soffusa. Ti piace l'atmosfera? No. Non ti piace? No. Perché? Perché sarà buio e inquietarmi già. E finalmente pure ci trovato amore. A quando mi ha raputo e porti chi su cor. Sono nata nata volta e come una creatura. I tengo voglia di crescere vicino a te. Prima di te la vita era una delusione, ho raccontato sempre in una mia canzone. Adesso che sei qui capisco che è importante avere accanto a me un amore così grande. I sensi te non potessi più campare, se non suono non mi faccio da. Solo tu felice mi puoi fare, perché a tutti i problemi hai una soluzione, e perché a roppe te non ci può stare nessuno, che mi potesse ogni cosa, come sai fa tu. Ah, ed eccoci qua, eccoci giunti nella mia skincare serale, ragazze, insieme a voi. Allora, oggi è stato il compleanno del mio maritino. Ragazzi, ieri sera a mezzanotte sono andata sopra, mi sono messa tutta, gli ho fatto gli auguri, detto amore, tantissimi auguri per il tuo compleanno. Quest'anno avrai un regalo speciale, me, solo me. Mentre stava dormendo, perché quella era mezzanotte, si era già addormentata. Etis, Maron, Fonzi. Ecco il regalo, pack contro pack e contro pacotto. Edith Frenzy, che bulisse dice pack contro pack e contro pacotto? Che faccio, fatto pacotto? Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Allora, io vado con il mio detergente della Botanica, che è quasi finito. E la colpa di chi è? E la colpa di chi è? Le mie figlie. Dobbiamo andare a ricomprare, perché qua comunque non perdiamo tempo. Vamos. Per fortuna posso fare la donna delle nevi. Mi sa che è l'ultima volta. Domani andiamo all'MD. Andiamo. Ho messo pure il rossetto rosso stasera, però guardate, il detergente della Botanica è ottimo, me l'hanno scritto pure, ha detto Alfi, è anche migliore di alcune marche note, i detergenti, il Botanica è il top. È il top. Anche se non mi ero truccata tanto sugli occhi, ma in faccia mi aveva messo un sacco. Ma ci mi sono so che ed è. Ragazzi, si è asciuttato tutto cose, ma già sciacquato. Ah, eccomi qua, mi sono sciacquata. Ragazzi, no, feste di Pasqua, veramente. Ho fatto un po' la libertina, vi devo dire la verità. Perché ragazzi, come si fa a restare impietriti davanti a una pastiera, un casetiel? Per carità, io sinceramente i fastness non mai venire, non dovrebbero mai venire le fan, per carità, mamma mia, mamma mia. Comunque quando sono andata sopra ieri sera, no, che ho fatto pure mio marito, ho detto ma Ron Frenge ti ha fatto un po' bicchierietto. Ti hai fatto bicchierielli, bicchierielli. E ti disse, ma qua bicchierielli, vieni qua, ti faccio vedere un bicchierielli che si fide fa. Ti faccio vedere il vecchietto che sa fare. Zitto Frenge, stiamo male in guaio, ti caio. Ma che metto così? Il numero di me.
L'amore arriva zitto zitto e non si fa sentire, ti sbatte forte il cuore, ti sente muori. O stringerò pure fatta amore, ancora l'amore. Francesco, tutta per te. Stasera sto tutta in love you. Ma vuoto cuore e poi te ne vai a me fatta amore. But don't ask me why she in the bomba allora. Stongo tutta I love you e una croce error. Se tu non ci stai più. Scusate, stasera te ne vieni artisti che faccio paura. Faccio paura. Un, due, tre. E quattro. Ragazzi, se rimangio mi sembra, mi è già scordato. Lo so. Andiamo di mani. Sto che scioccata stasera, ragazzi. Rimangio mi si in faccia. Fa niente, ma non faccio. In faccia, quando le metti in faccia, è più coreografico. È più bello. Ah. Oh. Meno male, questi cucciatelli stanno durando da parecchio queste gocce. Ora mi vado a mettere la crema. Sentiamo che vengo in gop. La crema è quasi finita. Ho la fascetta in gop. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Oh, com'è bella la crema. Comunque ragazze, le creme, allora la crema della Lab Care mi sono trovata benissimo, non bene, i prodotti della Lab Care sono il top. Purtroppo non li ritrovo perché dove li presi nella farmacia del mio paese non li ha portati più, perché a volte capitano, fanno pure delle, non so, comunque non ce l'ho più. Poi se le riporterò in futuro, ma la crema è quasi finita, ci manca poco, diciamo, proprio. E comunque userò quello della Clinianza idratante, poi vedrò di comprare anche, vediamo un po' per il mese prossimo, un'altra crema antirughe, e userò di giorno quella idratante e quella antirughe la notte, ma vediamo. Comunque ragazzi, se trovate i prodotti della Lab Care ve li straconsiglio, perché veramente hanno un'azione veramente buona di idratazione, ottima. Un po' che sono che compio, oggi andrò di brodo, per carità, mamma mia. Ah, è una volta è Natale, una volta è Pasqua, una volta è Pasquetta, e poi così, e poi con lì, ecco, facciamo sempre vuoi, Ha detto mia mamma, e te fonzi, ma no, questa Pasqua chi sa scorda, per carità. E chissà, Scott, tutti questi pestieri, cosa di il, pammure di, così, come fa una semana di uno, poi smalti tutto cosa. Ci tu mamma, una semana di uno, ci non esagerà. Ma Pasqua secondo me è peggio di Natale, non lo so. Per me è peggio, non lo so perché. Non lo so. Comunque ragazze, adesso passiamo ai salutini a sorpresa, proverbio napoletano, paroline in napoletano. Allora, grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre. Vi mando un grande bacio perché siamo una community meravigliosa. E voglio ringraziarvi perché siamo più di 5.000 iscritti al mio canale. Grazie veramente del vostro affetto, della vostra stima che avete nei confronti miei e di tutta la mia famiglia. Veramente vi abbraccio e vi ringrazio con tutto il cuore. Ah, iscrivetevi al canale
attivate la campanellina. Salutini a sorpresa. Allora, in questo video voglio salutare le amiche Loredana Tamburini, Carla Fadda, Sofia Barca, Emanuela P, Filomena Franzese, Norma Lorenzi, Anna Lomartire, Monica De Martino, Simonetta Battiato, Eleonora Rossi, Cosima Convertito e Cristina Mucci. E poi un grande bacio a tutta la nostra community da parte di Alzi. Proverbio napoletano: agenda e commovind, cognirind e niend. Le persone sono come il vento, cambiano col niente. Questo proverbio sta a significare che la gente è volubile nelle sue idee, così come il vento muta improvvisamente nelle sue direzioni. Paroline in napoletano. Allora, oggi diciamo due paroline in napoletano. Allora, come diciamo noi sopra in napoletano? Noi diciamo rishim, ngop, sopra, ngop. Sotto oppure giù, abbash, quindi giù, sotto, abbash e sopra, ngop, ngop. Ci vediamo nel prossimo video a casa di Alfi. Ciao!